andremo a illustrare quello che è un lunedì sera con il lavoro pittorico da portare avanti. Quindi ci facciamo un giro per lo studio e cominciamo a darci una mossa, anche perché sarebbe il caso. Passiamo al grande salone. E siamo a luce blu, quindi i colori fluo alla frequenza, dalla frequenza di 30 Hz per eccitazione molecolare, grazie al neon blu il fluorescente si accende, quindi il colpo d'occhio è questo. Io spesso faccio dei test con la luce blu per vedere quanto i quadri si accendono o meno. Questa sera vedremo praticamente due fasi del lavoro. Una è quella della prima bordatura, cioè dalla traccia a matita al primo passaggio a uniposca. In un altro dipinto invece che sto finendo vedremo la colorazione del quadro e una parte di bordatura finale, per cui sono le tre fasi principali del mio lavoro pittorico. Ma quindi vado ad accendere la luce. Vi presento il Vespone Fluon, che era la mia Vespa usata per un mare di anni, oggi è diventata una scultura stradipinta e stratamata. Intanto il dottore mi fa fare un giretto in studio. E qui abbiamo l'angolo della musica, abbiamo la postazione del Dei Fluon proprio, vera e propria. È attaccata un po' di roba. Rimbomba tutto, si sente? Fa un po' di sembra rimbombone. Che si sente. Sì, Queste frequenze qua del... maestri dell'illusionismo, questo. E torno a dire, questi sono dei tratti abbastanza grossolani che vado a fare con l'acrilico. Bisogna stare attenti
con la percentuale di bianco e soprattutto la percentuale di acqua nel colore acrilico, in modo che non venga né troppo liquido né troppo denso, che possa scorrere, che possa essere steso in maniera uniforme. E poi diciamo che l'ultimo passaggio, che è un po' il raffinare il tratto, avverrà successivamente quando i colori saranno. Però una parte posso farvela vedere di bordatura definitiva, perché nella parte destra di questo dipinto si potrà capire come vado a bordare. Chiudiamo i battenti di questa anomala trasmissione, è la prima volta che mi ritrovo tramite una webcam ad aprire la porta del mio studio e vedere un po' così, a vivere un'ora in diretta con il mio lavoro aperto, quindi senza artefazioni, senza tagli e rifai come a volte avviene per le interviste. Quindi se vi ha fatto piacere, se siete rimasti incuriositi, a me fa molto piacere, vi ricordo il sito oltre ad Artfellas, che ringrazio davvero di cuore per questa bellissima opportunità, il sito www.fluon.it, dove potete trovare la maggior parte del mio lavoro artistico. Ok? Dal dottor Cloro e da Buonanotte a Andy, tutti. dallo studio Fluon, buona serata a tutti. Alla prossima, grazie.